lo so. Ed è tanto facile per un ragazzo così essere influenzato negativamente. Eh sì. Ma io gli voglio tanto bene. Qualche volta non so che cosa fare. Sto talmente in pena per lui che forse sbaglio e faccio proprio ciò che non dovrei. Ellen, non ti è mai venuto in mente di risposarti? Non potrei. Quando morì Richard, io diventai quasi pazza per il dolore. E ancora non mi do pace. Secondo me ci sono donne che possono amare solo un uomo nella loro vita. E quando quello viene a mancare, non resta che rassegnarsi. Se avessi perso un marito come il tuo, io non so cosa avrei fatto. Il tempo aiuta. E Kenny. I miei sogni per Kenny. Oh, si avvereranno. Si farà strada. Kenny? Kenny, lo so che sei sveglio. Mm. Il signor Austin perderà le staffe se farai tardi ancora. Mm. Oh, beh, se non importa a te, io devo scappare. Oh, Laila, la colazione preparala a lui se vuoi, ma non me lo viziare. Uno grande e grosso come lui che finge di dormire non va viziato. A stasera. Ciao. Salve. Ciao. Stai male, eh? Mm. Vedi le sbornie? Laila. Ho fatto qualcosa che non dovevo ieri sera. Dico, sono stato buono? Beh, l'avevi presa forte, ma a parte quello, un perfetto gentiluomo. Beh, non è proprio da me. Senti, ti preparo un po' di colazione, va bene? Se mangi ti sentirai meglio. Sì. Qualche cosa mangerei, qualche frittella, una salsiccia e succo di pomodoro. Solamente? Se non è troppo disturbo. No, mi ci vuole tanto. Oh. Laila? Sì? Sono contento che tu sia qui. A me piace starci. Ehi, che cosa fai oggi? Oh, non lo so. Non hai mai pensato di fare qualcos'altro invece dell'attrice? Oh, come ci rinuncio io al palcoscenico? E poi che altro potrei fare? Non lo so, a scuola non hai fatto, che so, stenografia, dattilografia, quelle cose lì? Sì, sì, un pochino. Ma vedi, per quella roba lì io proprio non c'ero nata. Io ero più per il canto e per l'economia domestica. Lì mi divertivo. Ho sempre cercato di divertirmi nella vita. E chi no? E poi sono una buona attrice. Sì, lo so. Kenny? Sì? Io sono una delle Nelly Forbeshes. Una di che? Sì, del balletto. Sai, in Sud Pacifico. Ah. Una volta dovetti sostituire un'attrice e mi lasciarono la parte per 5 o 6 repliche. E dopo lo spettacolo vennero a trovarmi 2 signore in camerino e mi dissero che io ero più brava di Mitzi Gaynor e di Mary Martin. Ma proprio convinte. Ah, io vado pazza per Rogers ed Hammerstein. Allora, lei non è mai stata impiegata, signorina? No, no, in un ufficio no. Dovremo fare una piccola prova di velocità. Di velocità? Di velocità. Festeggiare il capodanno del 2000. Brinda Gancia. Oh, Kenny, che cosa posso fare? Insomma, se una ragazza non riesce neanche a trovarsi un posto, a che cosa serve? Beh, ci vuole fiducia.
Fiducia? Sì. Sì, bisogna avere fiducia. Devi pure averne quando sali in palcoscenico, no? Sì, ma quello è diverso. Io non so dirti perché, però è diverso. Ah, via, qualcosa troverò. Credo che sia solo perché questa esistenza, diciamo, da borghese è nuova per me. Sai, quando sei stata parecchio in mezzo alla gente di teatro, in qualunque altro posto vai ti senti spaesata. Ma non vorrai stare a casa sola, Laila? Vanno tutti a ballare. Ma Kenny, dovresti andarci con quella bella ragazza di fronte. Come si chiama? Miriam? O con qualche altra ragazza? Voglio andarci con te. Kenny, io sono più vecchia di te. Ma a me non sembri più vecchia di Miriam o delle altre ragazze con cui esco.